temperatura a meno 12 gradi, umidità del 142%, bella gara, se poi imparo a leggere la cartina in alcuni punti va ancora meglio. Grazie, da me è tutto, ciao. Il compito più difficile di qui è fare tracciati per i piccoli, per OK, donne B eccetera, e donne 10, perché quasi non ci sono sentieri e è molto impegnativo di trovare qualcosa di interessante per i piccoli. Invece per i lunghi ho offerto qualche scelta, ci sono delle strade anche, ma quasi nessuno ha preso le strade, tutti hanno tagliato. E per i più lunghi c'è la salita da Shenzhen sopra fino al bosco, e qui penso pochissimi hanno trovato la scelta giusta, perché è una salita di quasi 100 metri. In più il tempo che non era al massimo. Il tempo? Che non era al massimo. No, il tempo era molto difficile anche con la nebbia. All'inizio per le categorie maggiori c'era una discesa, e questa è sempre molto difficile, orientarsi in discesa con la nebbia e con vari punti tenere la direzione giusta è molto difficile, e questo è stato difficile per parecchi. Anche questa piccola roccia dopo la partenza c'erano tanti che hanno avuto la vertigini e con la nebbia è stato un po' paroso, ma penso che non siano stati accidenti. Allora, com'è andata la gara? Sì, è andata. Come ha? In che categoria avete corso? H16. H14. Com'era il percorso? Impegnativo, più tecnico? Molto impegnativo e molto tecnico, però devo dire che sono tracciata bene, la gara è andata benissimo. È andata benissimo. Era fatta bene. La correre è poco tecnica. Come poco tecnica? La tua? La mia no. Quella corta diciamo che era poco tecnica, la mia era molto tecnica. Va bene. Le due prime. Ovviamente, cioè se si girasse la classifica. No, terza, mi pare, se girasse la classifica. Bene. Ah, no, prima, ma quindi sesta. Cosa potete dirci? Era bello il percorso? Tantissimo. E a questo fantastico vlog dedicato alla corsa direttamente a Fiji. Tobia, in che categoria hai corso oggi? KL. Bene, com'è andata la gara? Più o meno, non ho fatto grandissimi errori, però non ero sempre così sicuro e veloce. Il percorso era più tecnico o molto fisico? No, devi fare molta attenzione, sia dove metti i piedi, sia tecnicamente. Piuttosto difficile, onestamente al di sopra delle mie possibilità, cioè pista nera, diciamo pista nera, e ho fatto certo 50 punto, sono arrivato al canalone, ho fatto 50 sono arrivato a questo canalone qua, e dopo francamente ho avuto anche un po' paura a scendere, di farmi male così, perché io non riuscivo proprio a orientare. Ottavo posto l'Unitas Malcantone con 4 punti, settimo posto ci ho avuto Evelizzona 26, sesto Scommendrisio 55, al quinto posto Gove Alemaggio con 56 punti, quindi un solo punto di differenza tra Gove e Scom, al quarto punto Laget Lugano con 73 punti, con 98 punti al terzo posto l'O 92 e primo secondo? Chi è primo, chi è secondo? Con 65 punti di vantaggio è secondo Gozzavosa e vince l'Asco Lugano.
buon rientro e ci vediamo sabato a Catto.